tutti amici scrittori e amici lettori e bentornati in un nuovo video. Io sono Giulia e questo è il mio canale. Vi do come sempre il benvenuti se è la prima volta che avete modo di vedere un mio video, il bentornati se invece ci siamo già visti in qualche mio video precedente. Oggi torno qui con un video un po' diverso da quelli che faccio di solito qui sul canale. Anche se ultimamente sto cercando appunto di variare gli argomenti che porto, perché vi sto per far vedere il What I Eat in a Day dedicato alla dieta Dukan, cioè la dieta che io sto seguendo. Se ve lo siete perso, vi lascio qui sopra nelle schede la prima parte, nella quale vi mostro che cosa mangio in un giorno dedicato alle sole proteine, mentre oggi vedremo un giorno dedicato alle proteine e alle verdure. Voglio fare un piccolo preambolo, un piccolo disclaimer nel quale vi dico che ovviamente io non sono né una dietologa né una nutrizionista, sto seguendo questa dieta che è una dieta famosa, trovate il libro in tutte le librerie perché è il libro della dieta appunto Dukan di Pierre Dukan, che è un dottore medico e dietologo francese. E io mi sono trovata molto bene con questa dieta perché in 4 mesi ho perso 10 kg. Magari per tanti di voi potranno non sembrare tanti, ma per me è stata veramente una grandissima conquista perché per un sacco di tempo ho provato a seguire molte diete e nessuno riusciva a farmi dimagrire. Invece questa sono finalmente riuscita a raggiungere un piccolo risultato e quindi sto cercando di continuare su questa via perché vorrei perdere ancora qualche chilo. Ancora almeno altri 5 kg. Detto questo, vi lascio alla visione del video, che è appunto un video dedicato a quello che mangio in un giorno, dedicato sia alle proteine che alle verdure, e vi ricordo solamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi un pollice all'insù se il video vi piace. Qui sotto nel box informazioni vi lascio il link dove venire a seguirmi su Instagram e su Wattpad. E che altro dirvi? Se volete un video dedicato interamente alla mia esperienza con la dieta Dukan, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e magari vi racconterò qualcosa di più. Vi lascio la visione, ciao! Buongiorno amici scrittori e amici lettori e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, un video diverso dal solito perché vi sto inquadrando la mia colazione. Direte, perché ci inquadra la colazione? Cioè, in realtà ve la mostro spesso anche su Instagram, ma in realtà perché, come avete letto dal titolo, sono qui per farvi il What I Eat in a Day Dukan Diet Edition, quindi dedicata alla dieta Dukan che sto seguendo ormai da 4 mesi e che mi ha fatto perdere 10 kg finora, perché ancora sto sotto dieta, quindi ancora devo perdere qualche chilo. E oggi è il giorno dedicato alle proteine e alle verdure, quindi se vi siete persi il primo What I Eat in a Day che ho fatto dedicato alla dieta Dukan, e ve lo lascio qui sopra nelle schede, ed era un giorno di solo proteine, oggi integriamo anche le verdure. Allora, vi ho fatto una lunga ripresa dei miei pancake alla crusca d'avena, ma adesso andiamo a prendere la mia tazza preferita, che è questa che l'ho presa da Teddy, che è un nuovo negozio che ha aperto qui a Pomezia. Ed è bellissima, cioè non trovate che sia bellissima questa tazza con l'unicorno dentro? Io amo il culetto di questo unicorno, cioè guardate, ma non è bellissimo? E davanti all'arcobaleno e questo manico rosa ed è bellissima. E dite, ovviamente io ho già bevuto il caffè, quindi non andremo a prendere la mia tazzina preferita, ma andremo invece a vedere l'interno del mio frigorifero, perché dobbiamo andare a prendere il tè, perché accompagno tutto con il tè. Allora, piccola premessa, questo è il tè dell'MD, che è buonissimo. In realtà non potrei berlo per la dieta Dukan, perché dice che puoi bere soltanto bevande senza zuccheri, e questo purtroppo non è senza zuccheri. Ma quando siamo andati a MD a fare la spesa questa settimana, avevano finito il tè zero, quindi quello della San Benedetto alla pesca senza zuccheri, e ci avevano solo quello al limone. Siccome a me il tè al limone non mi piace, abbiamo preso questo, e vabbè, pazienza. Quindi, dicevamo, la mia colazione, li mettiamo a posto il tè. Tra l'altro vi faccio vedere l'interno del mio frigorifero, quanti yogurt ci sono. Quindi se deciderete di fare la Dukan e se siete interessati a saperne qualcosa di più su questa dieta, scrivetemelo qui sotto nei commenti, mangerete un sacco di yogurt. Allora, quindi colazione, di che cosa è fatta? Pancake alla crusca d'avena, dove ci metto un uovo,
2 cucchiai di yogurt greco alla vaniglia con 0% di grassi e poi quello che avanza ce lo mangio insieme, ce lo metto sopra tipo condimento. Un caffè ovviamente, cioè il caffè condito con il dolcificante, no, vi stavo finendo di dire veramente pancake, quindi abbiamo detto un uovo sbattuto, 2 cucchiai di questo yogurt e 2 cucchiai di crusca d'avena. Mescolate il tutto e lo fate andare in una pentola antiaderente. Una volta che sono pronti, questo sarà il risultato. Oggi mi sono venuti anche particolarmente bene e abbino il tutto a una tazza di tè. E questa è la mia colazione. Allora, sono ancora a casa, ma sto per andare al lavoro e volevo solo farvi vedere quello che mi mangio come spuntino di metà mattina insieme a un caffè, che ovviamente adesso non vi mostro perché al lavoro non posso registrare. Comunque mangio sempre uno yogurt greco e questo è il motivo per cui avete visto il mio frigo pieno zeppo. E per oggi ho scelto questo yogurt greco, mela e cannella, sempre allo 0% di grassi che io adoro, perché come vedete è fatto in 2 piccole confezioni. Qui c'è lo yogurt bianco classico. Mentre qui dietro c'è questa polpa con mela e cannella che è buonissimo. Se non li avete mai provati, questi della Kalos ve li consiglio perché sono buonissimi. Io li amo e soprattutto hanno lo 0% di grassi. E questo è il mio spuntino mattutino insieme a un caffè che di solito al lavoro prendo senza zucchero perché non ho il dolcificante. Allora, siamo arrivati al momento del pranzo. Non fate caso al casino che regna nella mia cucina. Allora, per pranzo che cosa mangio? Questa è mozzarella tagliuzzata a pezzi che io metto dentro il minestrone perché non potendo con la dieta Dukan mangiare nessun tipo di formaggio in realtà, tranne quelli light, quindi non posso metterci il parmigiano, non posso metterci il formaggino, ho provato una volta a mettere la mozzarella nel minestrone passato e ragazzi, voi non ci crederete, ma è una cosa stra spettacolare. Quindi questo è il mio pranzo di oggi in una giornata proteine più verdure e niente, buon pranzo a me. Infine siamo arrivati al momento della cena. Era particolarmente tardi quella sera, quindi non avevo neanche particolarmente fame perché avevamo fatto tardi al lavoro e quindi ho mangiato un semplice Philadelphia Light con i surimi, accompagnati dalla Pepsi senza zuccheri che posso ovviamente bere. E niente, cari follower, questo era tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa tipologia di video, se vi piacerebbe vederne degli altri, se voleste vedere altri What I Eat in a Day o addirittura dei What I Eat in a Week. E come vi ho detto prima, se vi piacerebbe avere una mia impressione su quella che è la dieta Dukan, su come sta procedendo e su come mi sto trovando, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacione e vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia. Ciao!